Secondo il Consiglio di aggiornamento diramato tramite il bollettino dell'unità di crisi, sono 473 i nuovi contagi in Regione Campania. Il dato emerge dall'analisi di 13.821 tamponi. In provincia si è registrato un nuovo caso a Salerno. Il risultato positivo è un bambino di 6 anni. Il contagio è emerso dopo l'analisi di un tampone presso la struttura privata accreditata. Il piccolo fa parte di un nucleo familiare già risultato positivo. A Rofrano c'è un focolaio, lo ha detto in una diretta Facebook il primo cittadino Nicola Cammarano, risultato positivo al Covid qualche giorno fa dopo aver partecipato ad una festa. Altri due contagi sono stati accertati nel comune. Il primo cittadino ha spiegato: è stato necessario far rientrare in servizio l'unica dipendente del comune di Rofrano, non in quarantena, per procedere con una nuova ordinanza finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid. A Rofrano c'è un focolaio, ora sta a noi circoscriverlo nel più breve tempo possibile. Inoltre il sindaco Cammarano ha disposto la chiusura della mezzanotte alle 6 per le attività commerciali, sospendendo il gioco delle carte ed ogni altra attività ludica. Stop anche al mercato e all'isola pedonale. Aumenta il numero di morti a causa del Covid a Bracigliano. A darne notizie è stato il sindaco Antonio Rescigno. A distanza di alcuni giorni dall'ultimo aggiornamento, devo comunicarvi una cattiva notizia che riguarda il decesso a causa del Covid di un altro nostro concittadino di 86 anni, la 14ª vittima da inizio pandemia.